Buongiorno e buon inizio del weekly vlog. Io e Andrea stiamo andando... Sì, Andrea non lavora! Stiamo andando a far colazione. E io ancora non ho né editato né caricato il vlog. E lo so, direte gloria. Avrete detto gloria. Il fatto è che ero veramente molto molto stanca e sarei dovuta rimanere tipo sveglia tutta la notte. Non ce la potevo fare, quindi... lo faccio stasera per domani. Domani andiamo a Soft Air lo stesso, anche se fa caldissimo. Infatti Michele ha detto che facciamo una giocata. Sì, sì, non è neanche una giocata. Si è detto che facciamo un po' di tiro dinamico, un po' di cose. Esatto. E quindi sono contenta perché io col caldo non riesco proprio a giocare, cioè fa troppo troppo caldo. E io ho una fame assurda. Voglio proprio mangiare tanto. Andrea mi ha detto che sono dimagrita. Parliamo di cose belle. Andrea mi ha detto che sono dimagrita. Già. E mi devo scaricare Pokémon Go. Buongiorno. Allora, la mia è... mi sono già dimenticata questa qua. Che cos'è? Ricotta e nocciola? Boh. Cosa hai trovato? Ma dal nulla. Zubat. Dov'è? È sopra di te. Ah. Andrea che impazzisce per trovare... Vabbè, è proprio questa qua l'arancia. Buonissima, l'avevo mangiata l'altra volta e mi è piaciuto un sacco. Adesso me lo scarico anch'io. Perché è sul mio zainetto. Vai Pini. Oh, yes. Che a me è venuta una voglia pazza di giocare con lo vecchio. Mamma, mi scarico l'emulatore dal computer e ci gioco. Quando lasciavo tipo nella fattoria. Quando lasciavo la vecchia fattoria. Dai, mo nel gioco. Quando lasciavo nella fattoria coso Star si chiamava, sì, che la lasciavi lì e c'era l'uovo tipo, e poi c'era anche Eve che lo evolvevo con la pietra apposta. Uffa, non voglio giocare. Cosa stai facendo? Stiamo aspettando, qualcuno ha lanciato zing 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 in centro. E quindi? E quindi io sono a livello 4, ho appena iniziato a giocare, sono molto contenta perché c'è lo zainetto come Ash. Charmander. Sono un Ash Ketchum. Dobbiamo andare in centro, quindi follow me. Abbiamo scoperto chi è che ha lanciato. Quel ragazzino ha appena lanciato il robot per attirare tutti i Pokémon. Il mio coso non funziona più. E per essere tipo due persone che non si fanno notare mentre giocano ai Pokémon, mangiano il gelato. E non so cosa ha trovato Andrea. Ok, bene, perfetto. Davanti al gelato. Buonasera. È stata una lunga sera, perché praticamente mentre Andrea stava di là con Michele e Giovanni, che sarebbe il ragazzo della sorella di Angela, siamo andate, cioè loro erano in casa, noi siamo andate noi tre più con Katia, l'altra ragazza che... C'era anche Katia? Sì, l'abbiamo chiamato. Abbiamo fatto tipo ghetto, l'abbiamo chiamata e gli facciamo proprio tipo, vieni a giocare con noi. Ma oltretutto avete ghettizzato una palestra. Allora siamo andate in giro. Siamo andate in centro, che ci sono stati poche stop, come cazzo si chiama. Come parli? Cosa c'è? Poche stop. Sei troppo nerd. È iniziato a crashare tutto il gioco, infatti eravamo lì incazzatissime. Feia, lascia stare le scarpe. Perché continuava a crashare, non riuscivamo a catturarli perché si incantavano. Alla fine, scusate la visuale che continuo a muovere, alla fine niente, è successo che bel culo di Andrea, pochi popi, è successo che ci siamo rotte le palle, siamo tornate in giro, cioè siamo tornate indietro, nel tornare indietro Angela è riuscita a prendere la palestra e a farla nostra, perché io alla fine ho scelto la squadra, dato che ho iniziato oggi a giocare, sono riuscita ad arrivare al quinto livello e quindi poi ho scelto la squadra e ho scelto la squadra blu. E siccome anche lei e Andrea sono della squadra blu, mi sono detta va bene, dai, faccio anche la squadra blu. Abbiamo preso la palestra, io ho messo dentro Oddish, che è tipo bassissimo, 141, e Angela poi ne ha messo uno da 4 qualcosa, Vale pure da 4 qualcosa. Quella lì è la palestra sotto casa. In sintesi, prima che Freya copra tutto con la sua bellissima coda, vi spiego che cosa è successo. Quella sono io, Fair Daisy sono io. Trash proprio, bassa. Questa è Angela, che si sa perché si chiama Maeve89, ha detto che era libero solo quel nome. E questa è Gloria, con un cetrio. Gloria combatte con i cetrio.
No, non è un cetriolo, è un ravanello. Senti, era l'unico che ho preso alto. È un ravanello. Cazzo vuoi, ho appena iniziato. Dopo aver preso la palestra, torniamo a casa. Ci salutiamo. Io e Angela e Vale però saliamo sopra insieme. E intanto io vedo fuoco e fiamme. Ho guardato Angela e Vale. Andiamo. Siamo corse giù, siamo andate verso la palestra e c'era un ragazzino con la bici che era lo stesso che aveva lanciato prima quando eravamo io e Andrea in centro il robo per attirare i Pokémon, con la maglietta bianca. Ragazzino, ciao ragazzino se ci stai guardando. Terrorismo avete... psicologico. Avete ghettizzato un'area di Cardano. Siamo arrivati correndo. Allora io ero indietro l'ultimo perché col cazzo che corrono. Tipo ho fatto 10 metri a correre e poi a camminare. E Angela e Vale che arrivano per prime. Dov'è? L'hai visto? Questo qui ha preso il telefono. Ha fatto plic. È iniziato a camminare con la bici, a girare il manubrio e andare sulla salita. Io arrivo da dietro e intanto vedi un altro ragazzino che corre in un'altra via, no? Cioè, proprio si sono nascosti. E io, dove cazzo sono? Cattivissimo. No, vabbè, ma io l'ho detto perché volevo vedere chi è che era. Cavolo, abbiamo appena preso la palestra. C'è neanche il tempo di farci almeno farci fare 20 ore, no? E questa è stata la nostra serata. In giro per Cardano come delle malate, la gente che rideva di noi. Andare. Fatemi sapere se volete, tipo, un bel giro con la GoPro. Andiamo in giro, passeggiamo insieme catturando i Pokémon. Sì, però che palle sta roba dei server, cioè veramente. Buongiorno. Allora, è una giornata strana. Cioè, stanno accadendo un sacco di cose che mi stanno veramente smontando. Però cercherò di prendere la vita in modo... Yeah. Però vabbè, comunque, sono molto stanca. Ho le ossa a pezzi, cioè non le ossa, anzi rettifico, ho i muscoli a pezzi, nel vero senso della parola si sono spezzati tutti i muscoli, cioè adesso sto tipo avendo dolori qui, a tutte le giunture, tutti i muscoli possibili, immaginabili, questo perché ieri a Soft Air, che non vi ho ripreso niente, proprio perché è stata una giornata pienissima e la videocamera non l'avevo portata, perché era attaccata al computer e stava scaricando forse il vecchio weekly. Boh, comunque ero tipo un casino e non ho portato niente. E doveva essere una giocata tranquilla, invece non lo è stata, perché siamo andati ad attaccare sopra la montagna che costeggia tutto il nostro campo. E quando siamo andati su io ho scalato una montagna che era di questa pendenza. Cioè praticamente facevi prima camminare dritto e fare una sorta di scalini in modalità ginocchio in bocca. Non so se avete capito. Era veramente stancante, infatti ho tipo rischiato di svenire più di due volte. Però abbiamo scoperto un posto, anzi tre posti bellissimi sopra. Infatti è passato anche un cavallo, sembrava di stare tipo in una valle incantata, è bellissimo quel posto lì. Poi ci siamo dispersi, ci hanno cercato, siamo scesi con questa posizione giù per la montagna in mezzo ai rovi, infatti c'ho tutte le braccia aperte e spine in ogni dove non batte il sole, anche perché scendendo di culo ovviamente. Però è stato bello, è stata una grande esperienza perché Gloria... arrivata fino in cima senza aiuto. E niente, adesso devo, dopo aver fatto anche queste robe qui della banca, fogli, mica fogli, stato, mica stato, devo montare il weekly perché è lunedì e io ancora non ho montato il weekly e voi lo stavate aspettando da sabato. Questa cosa mi dispiace un sacco, però purtroppo veramente non ho avuto tempo, zero, 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 zero. Mi sono preparata che stiamo per uscire a cacciare i Pokémon. Io ho montato tutti e due i weekly, stavo dicendo. Gli sta editando. Aia, e adesso mi sto portando qualcosa da bere perché ho una sete pazzesca. Cammineremo un sacco perché ho da schiudere delle uova da 5 km e da 2. Andiamo in giro con Isabella anche, perché così con la scusa la portiamo un po' al parco. Dai, muoviti! Dai! Buonasera, stiamo per uscire ancora e stiamo per andare a catturare i Pokémon tutti insieme. Direte, ma questi sono stupidi, proprio forti, eh. Non ci possiamo far niente, è una passione che viene da dentro, non so, qualcosa che proprio ti piace, cioè la devi fare secondo me. Comunque. Anche perché se stasera non becco scintilla veramente esco da tutte le grazie. No vabbè, Andrea che ha trovato Venusaur, giusto? Sì. Cioè a 400 passa di livello, fai schifo, vergognati, ne ha trovati due, il primo l'ha preso, il secondo no. Vabbè, ma Venusaur, cioè 400 è poco. Che male, mamma mia. Cioè, senti, c'ho tutto il muscolo in tensione. Non stiamo andando a vedere.
No, io se ti ha modo di comprare l'acqua, cioè sono 2 giorni che Andrea si dimentica di comprare l'acqua, io ho una sete pazzesca, mo gliela vado a ciulare all'Angela. Allora io ho preso Growlight, poi mi è uscito Diglett dall'uovo e c'era anche Machop, e ho preso anche Machop, però ovviamente i livelli, aia che male, livelli stupidissimi perché io sono solo al 7° livello. Buongiorno, buon martedì. Ieri siamo andati alla ricerca dei Pokémon e siccome è buio, era buio e non prende bene sta videocamera quando è buio, ho provato ad alzare, cioè Pamela in realtà aveva provato ad alzarmi la luminosità e a sistemarmela un attimo, ma non è cambiato niente. Infatti strano che sta videocamera comunque è bella nitida e tutto quanto, però al buio, anche se alzo tutte le robe lì per far sì che si veda bene, poi ritorna scura. Sì, sto facendo avanti e indietro perché mi sono fatta l'insalatona. Adesso mi guardo un attimo la tele. E oggi sono entrata su Facebook, ho dovuto condividere per forza un post dove... Cioè, tipo, mio fratello è il primo, no? Che rompe le palle su sto Pokémon Go. Allora, io ci giocavo fin da quando ero bambina ai Pokémon con... Come vi ho detto nello scorso weekly con Nintendo, no? Con il Game Boy ci giocavo fin da quando ero bambina. Ero una malata, tipo il raccoglitore alto così con tutte le carte dentro. E cioè, che vi devo dire, veramente, c'è gente che sta attaccata su Facebook dalla mattina alla sera. Gente che al lavoro sta attaccata a Facebook dalla mattina alla sera anziché lavorare. Però all'inizio tutti a cagare il cavolo a quelli che stavano attaccati a Facebook. Poi sono iniziate ad uscire miliardi di cose, come gli stessi giochi su Facebook che mi inviavano due palle così le richieste d'amicizia, però nessuno diceva niente. No, adesso Pokémon Go ovviamente è la moda del momento e quindi tutti devono attaccare coloro che ci giocano. Ma non cagate il cavolo! Cioè, io dico, no, sei attaccato a Facebook per insultare quelli che giocano a Pokémon Go, ma tu per primo stai attaccato a Facebook, quindi... Zitto, c'è sempre quello che deve rompere le palle, ma vivi e lascia vivere, ma se voglio rompermi veramente le palle a camminare chilometri che alla faccia tua almeno io dimagrisco, non sto col culo sulla sedia, fatti gli affari tuoi, cioè io sta gente veramente sempre qualcosa da dire, borbottare, ma viviti la tua vita e lascia vivere, veramente.